Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come truccarvi in questo periodaccio della quarantena, perché ci dobbiamo truccare. È un periodo in cui ci stiamo completamente svalutando, non ci prendiamo cura di noi stessi, magari anche psicologicamente non è che la situazione sia poi così facile da sostenere. Ci guardiamo allo specchio, ci vediamo uno schifo e il nostro umore peggiora ancora di più. Vi assicuro che truccarvi anche un pochino vi aiuterà a sentirvi meglio. Sembra una stupidaggine, provateci. Non mi sono truccata per tanti giorni di seguito, poi ho deciso di farlo perché dovevo girare il video. Diciamo, sono stata un po' obbligata dalla situazione, per fortuna. E vi dirò che truccandomi, guardandomi allo specchio e non vedendomi così come mi vedo ora, mi sono sentita davvero subito meglio. Quindi ho pensato, voglio fare un tutorial molto veloce, semplicissimo da realizzare, non avete bisogno di nulla di particolare, semplicemente potete utilizzare quello che avete in casa. E appunto voglio farvi vedere come realizzare un trucco molto molto semplice che però vi tiri su il morale e vi faccia sentire subito meglio. A parte la vostra skincare quotidiana, se sentite gli occhi particolarmente stanchi, gonfi, magari il giorno prima avete pianto un pochino, tipo io oggi, prendete due cucchiaini, li mettete dentro al frigo, li tirate fuori dopo un po' e li passate sulla zona del contorno occhi. Appena usciti dal frigo sono super super gelati, quindi teneteli poco, non riesco neanche più a parlare. Se li passate sul contorno occhi, in questo modo andate a stimolare la circolazione, gli occhi si sgonfieranno e sembreranno subito un pochino più freschi e meno stanchi. Se si riscaldano potete rimetterli in frigo, aspettare qualche minuto e ritirarli fuori. Salve, ho fatto un piccolo zoom nel frattempo. Oggi ho deciso di mostrarmi come faccio sempre, però avrei potuto coprirle per essere un po' meno cessa in questo video. Ho deciso di mostrarmi in tutta la mia schifezza di questa mattina. Questo periodo è bello stressante per tutti e una ragazza mi ha fatto un sacco ridere perché ieri su Instagram mi ha scritto: Giulia, stai mangiando un po' troppo cioccolato in questo periodo. No, non è assolutamente il cioccolato, qui si tratta proprio di stress. Questo è quello che esce fuori. Se uniamo gli ormoni allo stress, un vulcano di brufoletti. Vado per prima cosa a prendere un correttore e cerco di coprire tutti i vari brufoletti e schifezzine che ho sul viso. Applico il correttore sull'imperfezione e poi ci vado a passare, ci picchietto sopra con una spugnetta. Potete farlo anche direttamente con il dito, a me in questo step rimane più comodo utilizzare la spugnetta. Perfetto, passiamo al fondotinta. Io utilizzo il NYX Born to Glow, che ultimamente, ragazzi, mi sta piacendo tantissimo. Sapete che io utilizzavo il Bourjois Ultimix Foundation, che è questo qui. Ultimamente, avendo tutte queste imperfezioni sul viso, ho bisogno di qualcosa che sia luminoso e bello naturale, però leggermente più coprente, come è questo fondotinta di NYX. E lo vado a stendere con un pennello sul viso. Non c'è bisogno che facciate questa base super mega coprente o che sia perfetta, come se, non lo so, doveste essere fotografati sul tappeto rosso. Semplicemente create una bella base fresca e luminosa che vada un po' a nascondere le imperfezioni che ci sono sul viso. Se notate che c'è qualche imperfezione che vi dà particolarmente fastidio, potete riandarci sopra con il correttore. Io in realtà lo faccio soltanto adesso perché sto girando il video. In realtà, siccome sto dentro casa, non mi interessa se si intravedono i brufoletti, però vi do un piccolo consiglio: durante questo step, se volete coprirli ancora di più, non ci andate con la spugnetta che si mangia un po' del correttore, andate a picchiettare sull'imperfezione direttamente con il polpastrello, così vedete, il prodotto risulta molto più coprente. Sulla zona degli occhiali ovviamente utilizzo un correttore perché è assolutamente necessario il correttore. Una ragazza mi ha scritto su Instagram dopo che ho detto: ragazzi, truccatevi anche se state dentro casa, dicendomi: Giulia, secondo te non è uno spreco di prodotto truccarsi? Sì, se la vediamo così, sì, non dobbiamo andare da nessuna parte perché ci stiamo truccando, ma secondo me è molto utile per tirarci sul morale. Quindi, se spreco in questo periodo un tubetto di fondotinta per sentirmi meglio, penso che ne sarà valsa la pena. Chi se ne frega del tubetto di fondotinta? Tanto voglio dire, non stiamo andando a mangiare fuori, non andiamo in vacanza, non andiamo a fare nulla. Se l'unico nostro svago è consumare un po' di make-up, secondo me va benissimo così. Poi fatemi sapere che cosa ne pensate.
qui sotto nei commenti se siete d'accordo o la pensate in modo diverso. Ora che ho la mia base vado a fissarla con un po' di cipria, utilizzo questa qui compatta di Rimmel. Se avete paura di sprecare prodotto, utilizzate i prodotti più economici che avete nel vostro beauty, così quando poi finalmente potremo riuscire potrete tornare ad utilizzare la vostra cipria di Charlotte Tilbury da 40 euro. Cosa super importante, cercare di correggere quanto più possibile le occhiaie. Ormai lo sapete, utilizzo le mie polveri chiare dalla palette di Kat Von D e le vado a pressare qui nella zona dell'occhiaia. Non è una cosa necessaria ovviamente stando dentro casa, però è quella cosa che per me fa la differenza e guardandomi allo specchio, non vedendo le occhiaie, sembro subito un pochino più viva, un po' più felice. Altro step super importante, soprattutto se decidete di non realizzare la vostra base, utilizzate un po' di terra. Questo passaggio farà sì che il nostro viso sembrerà più in salute, più vivo e sembrerà che siamo stati un po' al sole a fare, non lo so, un bel picnic nel parco o cose del genere. Comunque ragazzi, qui sotto in descrizione vi lascio due link che possono esservi utili. Il primo è il link al vlog che sto girando nello stesso giorno in cui giro questo tutorial e vi faccio vedere quali sono le altre cose che potete fare per tirarvi un po' su di morale, cose a cui magari non avete pensato. L'altro link che vi lascio è quello al canale, si dice così, il canale Telegram, il profilo Telegram, non so neanche come si dice, comunque c'è questo gruppo Telegram, ecco forse questo è il termine giusto, in cui vi aggiorno quando esce un nuovo video, quando pubblico un nuovo articolo sul blog, quando pubblico qualcosa di interessante insomma relativo al make-up. Siccome abbiamo visto che le notifiche qui su YouTube e in giro per i social ormai non sono più efficaci, vi aggiorno sul gruppo Telegram, così almeno non perdete nulla, anche se faccio qualche diretta o appunto c'è qualcosa che dovete sapere, ve lo scrivo lì. Perfetto, già mi sento un'altra persona, non c'è assolutamente bisogno di fare il contouring, se volete farlo potete farlo tranquillamente, ma per ovvi motivi non è necessario. Utilizzo un blush sui miei zigomi, anche questo mi farà sembrare un pochino più in salute, un pochino più felice, con le guanciotte rosse. Cercate di utilizzare un colore che sia un po' acceso, non usate qualcosa di spento che vi va ad ingrigire ancora di più il viso, che magari in questo periodo non vede assolutamente la luce del sole. Ovviamente anche un tocco di illuminante è necessario, perché anche questo andrà a accendere il viso. Passiamo alle sopracciglia, le pettino verso l'alto e le riempio con il mio solito gel di L'Oreal, che ormai sto adorando follemente, utilizzo solo questo qui, mi piace veramente tantissimo. Già delineando un po' le sopracciglia, lo sguardo sarà più deciso, più sveglio, più felice. Sugli occhi non faccio assolutamente nulla di particolare, prendo questo colore qui dalla Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Mi piace molto perché è un colore chiaro che però non è completamente opaco, è leggermente satinato, quindi accende un po' lo sguardo e lo vado a mettere qui sulla parte iniziale dell'occhio e leggermente sotto il sopracciglio. Però vedetela così, se avete un po' di fantasia potete provare a realizzare quei trucchi che non potete mai fare perché magari andate in ufficio e non potete fare il cut crease o lo smokey eyes nero, oppure quei trucchi che non vi riescono mai. Se non siete bravi a mettere l'eyeliner potete esercitarvi, tanto se vi viene una schifezza non dovete uscire di casa, non vi deve vedere nessuno, avete l'occasione di provare a migliorare o provare semplicemente dei trucchi che non potete mai fare. È ora ovviamente di abbondare con il mascara sia sulle ciglia sopra che su quelle sotto. Il mascara non penso ci sia bisogno neanche che ve lo dico, è quella cosa che fa davvero tanto la differenza. Sul labbro utilizzo come base una delle nuove matite di We Makeup, la numero 02, che mi piace tantissimo come colore. Anche qui, come gli occhi, se non avete il coraggio di indossare dei colori di rossetti oppure vi spaventa provarli, non siete particolarmente bravi a realizzare la forma delle labbra, provateci ragazzi, state dentro casa, potete fare davvero tutto in questo periodo. E sopra ci metto un rossetto rosato, questo è uno dei miei preferiti, uno dei satin di Dose of Colors. E questo è il nostro trucco terminato. So che in tanti starete pensando, Giulia, ma che cagata di trucco è questo? E avete assolutamente ragione, è un trucco super basilare, super semplicissimo, non ho fatto nulla di particolare, probabilmente non ci sarebbe stato neanche bisogno che io realizzassi questo tutorial, però credo che in questo periodo la cosa di cui abbiamo più bisogno è di essere spronati, di essere incentivati
a fare qualcosa, di trovare quello spunto che ci dia la forza di fare qualcosa. Spero che questo video possa avervi aiutato in questo senso. Se non vi va di farlo, vi alzate la mattina e dite oh, che mi trucco a fare, credetemi ragazzi, fatelo. Vi farà sentire subito meglio, vi occuperà un po' di tempo perché sprecate un po' di tempo per truccarvi. In questo periodo potete sprecarne quanto volete, non andate di corsa. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io cercherò di farvi compagnia per quanto più posso su tutti i miei social. Vi ringrazio per avermi guardato, ci vediamo prestissimissimo in un nuovo video. Ciao!